La coppia rappresentante, la Germania, anche loro sono dovuti passare dalla preliminary, hanno ottenuto il secondo posto. Lei è nata a Mosca, ha 24 anni, negli Zigan, non lo dirò mai, Zigancina, e Alexander Gazzi, 26 anni lui. Visto come l'ha detto bene lo Hai speaker visto? invece? Lei è di Mosca. Io vi chiedo scusa se a volte sbagliamo i nomi, ma ne sono davvero tanti anche da ricordare. E hanno un valzer dalla selezione di Cirque du Soleil e agli europei hanno ottenuto un settimo posto. Simpatico subito l'inizio. Bella anche questa short dance. Divertente, molto molto divertente, coreografica, un genere completamente diverso da quello che abbiamo visto fino adesso. E poi lei continua, guarda che adesso c'è questo gioco tra di loro. Si sono divertiti loro, ci siamo divertiti noi a guardarli, sono stati anche precisi dal punto di vista tecnico, non ho visto proprio nessuna incertezza, nessuna sbavatura. Il Golden forse poteva avere le curve un po' più accentuate, i fili un po' più precisi, però davvero bravi. Sì, poi diciamo sempre quando poi lo riescono a trasmettere è quello che proprio vogliono portare sul ghiaccio e lo trasmettono, vuol dire che sono riusciti nel loro intento, nel senso era un programma divertente, voleva coinvolgere il pubblico e mi sembra che proprio il pubblico della Megasport Arena abbia risposto benissimo, c'è stato un sollevamento nel quale hanno strappato applausi, perché sono stati molto originali anche loro, poi guarda che bello come hanno interpretato questa parte.
intanto qua vediamo il replay di alcuni passaggi, vediamo cosa c'è qui, semplicemente dei passaggi. Entrata nel 18 qui, Twizel, cambio filo, girano, lui si è perso un po' anche lì. E Martin Skodnitsky a bordo Balaustra che pattina con loro come sempre. Beh, vivete penso delle anche tensioni, loro... delle emozioni fuori dal ghiaccio, voi allenatori incredibili, sì, eh? Anche loro fissi ormai al centro di Oberstdorf dove insegna Martin Skodnitsky. E quindi questo centro vede sempre passare degli ottimi pattinatori, un po' di tutte le specialità. È stato ben organizzato. Beh, è veramente un buon centro d'allenamento, sì. Senza arrivare alle sale di concentrazione di nuovo. E le sale del sale. Io devo andarla a vedere, guarda. 15 minuti da Mosca. Perché deve essere veramente... interessante, perché anche Natalie Peshalai e Fabian Bursa si allenano lì, cioè sono tanti che vanno ad allenarsi lì perché è proprio un centro perfetto. Però Oberstdorf è bellissimo, ci sono stata per incontrare Carolina tanti anni fa, è veramente ben organizzato. 55-53 la short dance, che è al di sotto del loro best stagionale di 57-82, dunque però li porta comunque al primo posto. E quindi hanno 29-14, guarda, Technical Element sono più bassi rispetto alla coppia rappresentata in Giappone dei Reed, mentre invece per i Program Components sono piaciuti di più, hanno, beh, l'abbiamo detto, no? Hanno divertito e si sono divertiti.